Buongiorno. Come sta? Bene. Come va? Ciao. Va bene. Grandissimo. Andiamo, padroncina!
Che piedi gonfi che hai, come li hanno stretti. Su, non piangere, non piangere. Che cosa mi porta? Era solo sul Monte Citerone. Figlio della fortuna. L'ho trovato là. Piangeva, piangeva. L'ho preso pensando che tu... Dammelo, bestia, dammelo. Figlio della fortuna. Ehi, voi, lo vedete questo marmocchio che strilla come un capretto? Ebbene, questo è il figlio della fortuna. Un giorno sarà re di Corinto.
Regina! Regina, guarda cosa ti porto! Un dono degli dèi! Quanto è bello! C'ha gli occhi che sembrano due stelle! Un dono degli dèi! Perché mi guardi così, Regina? Perché sei triste e seria? Ridi invece! E ringrazia gli dèi! Oggi abbiamo trovato un figlio! Dammelo qua, ma come lo tieni? Vuoi farla morire questa povera creatura, senza nemmeno un po' di garbo, un po' di buone maniere? Vieni qui, piedini gonfi miei, piccolo Edipo, figlio, figlio. Ho vinto, incoronatemi! Ho vinto io! Edipo ha spinto in là il disco con il piede! Si vede il segno sulla polvere! Trovatello! Figlio della fortuna! Figlio falso di tuo padre e di tua madre! Ho fatto un brutto sogno che non ricordo. So soltanto che era brutto e mi sono svegliato piangendo e tremando nel buio come quando ero bambino. Gli dèi hanno voluto dirmi qualcosa. Ma cosa se non lo ricordo, se non riesco a ricordare? Sono rimasto sveglio fino all'alba con i brividi nella schiena, con la paura che mi facevano il silenzio, il buio. Madre, padre, vorrei andare a Delfo a chiedere all'oracolo di Apollo di questo mio sogno. A farmi dire quello che non posso ricordare. Ma certo, figlio mio, tutti fanno nella loro vita un pellegrinaggio al santuario d'Apollo, ricchi e poveri, a chiedere dei loro sogni. E tu ancora non l'hai fatto. È bello andare là. Io ci sono andata da ragazza con tuo padre. È vero, re, ti ricordi? È proprio una festa, meglio delle nostre feste più grandi. E va bene. Se vuoi andare, vai pure. Avrai la più bella scorta che si sia mai vista. No, padre, voglio andarci solo. Ma... Sì, certo, nostro figlio ha ragione. Gli dèi non vogliono lusso, ma sincerità di cuore. E quando vuoi partire, figlio mio? Domani mattina all'alba. Ma subito, così presto. Perché dovrei aspettare? Non voglio che quel sogno torni ancora a tormentarmi. Lo voglio conoscere. Non piangere, mamma, non piangere. Fra pochi giorni sarò qui. Addio, figlio, buon viaggio. Addio, piedini gonfi miei. Addio, padre. Addio, madre.
Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farei l'amore con tua madre! Hai capito? Nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre! Questo dice il Dio e questo inevitabilmente si compirà. Adesso vattene di qui. Non contaminare questa gente con la tua presenza. Thank you.
Thank you.
levati! Levati, straccione! Ehi! Bada! Bada! Togliti di mezzo la strada! Attenta a quello che fai! Thank you.
Ragazzo, cosa succede? Che succede da queste parti? Perché tutta questa gente se ne va dalla sua città? Oppure si è accampata qui come una tribù di zingari? O non lo sai neanche tu? Come non lo so? Sono io il messaggero, sono io quello che porta le notizie. Sarebbe bella che non lo sapessi. E allora? Vieni con me, vieni.
e Tiresia, il profeta. Ecco, sta là sopra la disgrazia della nostra città. Essa è venuta su da un abisso e sta lassù a farci paura. Stavamo tanto bene noi. Chi se lo sarebbe mai immaginato? E nessuno ha coraggio di ricacciarla in fondo al suo abisso. Anche se chi ci riesce diviene marito di Giocasta, la regina di Tebe. Così la nostra città è finita. Tutti se ne vanno. E chi ci resta? Che cosa ci resta a fare? Dove vai? Non andare! Non andare, è inutile! Morirai! Vieni qui, che cosa fai? Torna indietro! C'è un enigma nella tua vita. Qual è? Non lo so, non voglio saperlo. È inutile, figlio. Non voglio vederti, non voglio vederti, non voglio sentirti. È inutile l'abisso in cui mi spingi è dentro di te. Spinge me!
eccola! Thank you.
questi figliuoli io siamo qui a pregarti accanto al tuo focolare. Non è certo perché ti giudichiamo come un dio. Non sei stato tu appena giunto in questa città che ci hai liberato dall'incubo della Sfinge. E tu quest'opera non l'hai compiuta perché sapessi più di noi, ma come dicono tutti, con l'aiuto di un dio. E perciò, Edipo, nostro re, noi tutti ti scongiuriamo in ginocchio. Trovaci un rimedio, non importa quale, sia che te lo suggerisca un dio o un uomo come noi. Tu che sei il migliore di tutti noi, ridacci un'altra volta la vita. Fa che non rimanga in noi vivo il ricordo del tuo regno, per essere stati sollevati prima e poi di nuovo ricaduti. Non mi sono davvero ignoti i desideri che qui mi portate, disgraziati miei cittadini. So fin troppo bene quanto tutti soffrite, però nessuno soffre più di me. Perché il vostro dolore tocca uno solo, uno di voi e nessun altro. Invece il mio dolore è quello di tutti, mio e vostro. Venendo qui non mi avete scosso dal sonno. Non stavo dormendo io, ma lacrimavo. E cercavo mille vie di scampo in fondo al mio pensiero. C'era del resto un solo rimedio, e adesso infatti sono ricorso. Ho mandato Creonte, mio cognato, al santuario di Apollo, per sapere da lui cosa devo fare. Ecco, e se calcolo il tempo che è passato da quando Creonte è partito, sto in ansia. Cosa farà? Perché tarda oltre l'immaginabile? Perché non è ancora qui? Creonte che arriva, è già qui, alla porta della città. Creonte, cognato mio, amico mio, che responso ci porti dal santuario? Buono, buono! Anche le cose più atroci sono buone, se finiscono bene. Ma il responso è questo che vogliamo sapere. Come vuoi, che te lo riferisca qui davanti a tutti o da solo, dentro la casa? No, qui davanti a tutti. È per loro più che per la mia vita che mi tormento. Ecco quello che ho sentito da Dio. Per vincere il contagio che appesta Tebbe, non deve più vivere a Tebbe un uomo appestato senza rimedio. Di cosa è imputato quest'uomo? A che pena dobbiamo condannarlo? Deve scontare con la morte o con l'esilio. L'omicidio... che è la colpa di tutto quello che ci sta succedendo. Chi sarebbe la vittima di questo omicidio? Prima di te, il re di questo paese era Laio. Lo so, mi è stato detto, ma non l'ho conosciuto. La vittima è lui e Dio vuole che sia punito il suo assassino, chiunque sia. Chi è? Come scoprirlo, questo assassino? Dove trovare le tracce di un delitto compiuto tanto tempo fa? Qui. Così ha detto il Dio. Qui. E ha aggiunto, quello che non si vuole sapere non esiste, ma quello che si vuole sapere esiste. Ma Laio fu assassinato nella reggia o in campagna o in un paese straniero? Era partito per il santuario di Apollo e non è più tornato. Nessuna guardia o compagno di viaggio fu testimone del suo assassinio? Uno solo ha potuto salvarsi scappando e ha riferito una sola cosa. E cosa? Da una sola cosa se ne possono dedurre molte altre. Sì, sono corse altre voci a suo tempo. E quali? Voglio sapere tutto. Qualcuno diceva che a uccidere il re non siano stati banditi, ma un viandante. Ma chi può testimoniare? Quell'unico testa è rimasto. Solo che gli si faccia un po' di paura, vedrai che parlerà. Ecco le mie decisioni. Come vostro re, io ordino che chiunque di voi sappia da chi fu ucciso Laio lo riveli, anche se ha paura parlando di accusare se stesso. E se qualcuno lo sapesse e non lo rivelasse, proibisco a tutti gli uomini di questo paese, che ora mi appartiene, di ricevere costui e di pregare Dio insieme a lui. Io voglio vendicare il re ucciso.
come se fosse stato mio padre. Ora che il suo potere è passato a me, che sono miei i suoi possessi, e sua moglie è mia moglie. Com'è terribile sapere, quando il sapere non serve proprio a nulla, chissà.
E io sapevo, ma ho preferito dimenticare, perché altrimenti non mi sarei lasciato condurre qui. Che succede? Cos'è questo tuo spavento? Lasciami tornare a casa, Edipo. Te ne prego, dammi ascolto. Così sarà minore il peso per tutti e due. No, parlare è tuo dovere verso la città. Le tue parole non sono utili neanche a te. Rimani in nome di Dio, tu sai. Te ne preghiamo tutti, i miei cittadini e io. Voi non siete che dei pazzi. Ma io non parlerò, non li voglio svelare, i tuoi mali. Tu sai e taci. Vuoi tradirci, vuoi perdere la città, ma sei fatto di sasso. Tu mi rinfacci e mi rimproveri la mia natura. E non vuoi conoscere la natura che è in te. Chi non si adirerebbe ascoltando parole che suonano offesa al re e alla città? Ah, i fatti parleranno. Anche se io non dirò niente. Ma è proprio per questo che tu devi parlare! Io ho parlato anche troppo. E tu arrabbiati pure quanto vuoi. Ah sì? Ebbene, allora sappi quello che mi viene in mente! Io penso che il delitto l'hai ordito tu! E se tu non fossi cieco, direi che l'hai compiuto tu stesso, con le tue mani! Ah, è questo che tu pensi. Allora io dico, obbedisci al bando che tu stesso hai promulgato e guardati da questo momento stesso di stare qui in mezzo a noi, perché sei tu il colpevole che contamina la nostra terra. E se non hai ben capito, te lo ripeto, tu sei l'assassino che stai cercando e non sai di avere un rapporto infame con le persone che ti sono più care. E non vuoi vedere il male che è in te. E credi che io ti lasci uscire illeso da queste tue parole? Io sono già in salvo. Perché ho dalla parte mia la verità. La verità per ogni altro. Ma non per te, che hai ciechi gli occhi, le orecchie e anche la mente. Oh, infelice. Tu mi insulti. Come tutti fra non molto insulteranno te. Di a chi le debbo tutte queste tue belle invenzioni? A te o a Creonte? Ricchezza, potenza, grandezza, quante invidie suscitate in questa vita umana che è una sola lotta. Ecco sì, per colpa del potere che io ebbi in dono sulla città. Potere che io non ho chiesto. Anche il fedele Creonte, il buon amico dei primi tempi, ora mi vuole rovesciare. Creonte, sì, certo, e prendere il mio posto. Mandando avanti questo vecchio mago. Questo mendicante che sa vedere solo quando si tratta di guadagnare ed è sempre cieco nella sua arte. Anche se tu sei il re, io posso risponderti con la stessa tua franchezza. Se lo voglio, che io non dipendo da te, ma da Dio. E poiché hai voluto davanti a tutti, al cospetto di Dio, schernire la mia cecità e la mia vecchiaia, ecco ciò che ti dico. Tu guardi e non vedi tutta la vergogna e il male in cui ti trovi. Sai chi ti ha dato la vita, sai che i tuoi morti e viventi ti maledicono e un giorno vedrai solo oscurità e quanto griderai allora, il giorno in cui finalmente capirai come e con chi ti sei sposato, figlio della fortuna. Oh! E dovrò sopportare che mi si parli in questo modo? Io? Ma quando te ne andrai? Che cosa aspetti ad andartene? Va via, via, vattene! Non voglio più vederti, non voglio più sentirti! Se mi trovo qui è perché tu mi hai chiamato! Non l'avrei mai fatto, mai! Se avessi supposto di ascoltare tante follie! Questa, ecco, è la nostra sorte. Siamo folli per te, saggi per chi invece ti ha messo al mondo. Cosa hai detto? Chi mi ha messo al mondo? Andiamo. Guidami, ragazzo. Sì, vattene. Sparisci da qui. E con te sparirà anche il mio tormento. Me ne andrò. Ma solo quando avrò proprio finito di dirti tutto quello che ti devo dire, ascolta.
Ascolta. Quell'uomo che tu stai ricercando, con minacce e ordinanze, è qui straniero come tutti credono. Mentre invece egli è di Tebe, ma non si rallegrerà di questa scoperta, perché è divenuto cieco e mendico, se ne andrà in altri paesi di nuovo straniero. Come me, misero suonatore di flauto. Si saprà che egli è nel tempo stesso fratello e padre dei suoi figli, che egli è figlio e marito di sua madre, che egli si è dunque unito con la stessa donna che è stata di suo padre e che lui, lui soltanto è l'uccisore del padre.
Oh, guarda, come mai sei qui? Con che faccia ti presenti a casa mia? Mentre ormai è chiaro come il sole che vuoi togliermi di mezzo e impadronirti del mio regno. Sei venuto qui magari perché mi credi un vile o un pazzo. In cosa speri? Il popolo e il potere sono tutti dalla mia parte. Tu non hai niente in mano. Non vorrai dirmi che sei innocente, che non hai alcuna cattiva intenzione contro di me. Non sei stato tu a convincermi a interrogare Tiresia. Quanto tempo è passato da quando Laio... Laio? Da quando Laio scomparve, ucciso, senza lasciare traccia. Molto tempo è passato. E Tiresia allora? Non faceva profezie? Sì, tra la stima di tutti, come oggi. E non accennò mai a me per caso, nelle sue profezie. Almeno in mia presenza mai. Allora, su quella morte di Laio, vostro re, non avete fatto nessuna indagine? Sì, certamente, ma inutili. E anche in questo caso, perché Tiresia non ha detto niente? Non lo so. Ah, non lo sai? E non sai neanche che siete d'accordo, tu e lui, quando egli va dicendo che sono io l'assassino che cerchiamo? Dimmi tu piuttosto, tua moglie non è mia sorella. Tua sorella? Certo che lo è! Bene, non dividi con lei forse il potere? Certo, io divido il potere con lei! E non lo divido anche io. Che cosa mi manca? No, no. Io non desidero affatto essere sovrano. Mi basta vivere da sovrano, come chiunque ha un minimo di saggezza. Non ho forse tutto da te quello che desidero e senza fatica poi, senza preoccupazioni di nessun genere. Se fossi io il re invece, quante cose dovrei fare contro voglia? Che vita di ansia e di responsabilità. No, no, la pazzia e la cattiveria sono una cosa sola. Io non sono pazzo per desiderare uno stato migliore di quello in cui vivo. Va tu stesso al santuario di Apollo. Accertati con le tue orecchie se l'oracolo che ti ho riportato era vero oppure se me lo sono inventato io, d'accordo con Tiresia. E se me lo sono inventato, condannami pure e avrai ragione. Sì! E la tua condanna non sarà l'esilio, ma la morte! La morte! Ma dalle ragioni del... Se è così, vada pure. Non è per lui, ma per voi che lo faccio. E in questo modo io condanno me stesso. Ti arrendi, ma con rancore, Edipo, perché? Vattene! 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 Che cosa aspetti ad andartene? Perché? Perché tu e Creonte? Perché tuo fratello Creonte mi accusa di essere l'assassino di Laio. Ecco perché. Ma questa accusa la fa di sua iniziativa o perché qualcun altro gliel'ha suggerito? No, ma ha portato davanti Tiresia. Ma ha accusato Tiresia. Lui dice di essere innocente. Ma se è questo che devi dirmi, puoi stare tranquillo. Nessuno degli uomini può fare il profeta. Nessuno. Sta a sentire e dimmi se non ho ragione. Una volta è giunta mio marito, il re Laio, una profezia. Questa profezia diceva che egli sarebbe stato assassinato da un suo figlio, nato da me e da lui. Ed ecco invece che egli fu ucciso da una banda di rapinatori, a un trivio. Devi sapere che Laio aveva fatto prendere il suo bambino, nostro figlio, gli aveva fatto legare i piedi e l'aveva fatto gettare tra i dirupi di un monte inaccessibile. Dove è morto. Ecco, puoi giudicare da te in che modo le profezie indovinino il futuro. Non preoccuparti, Edipo, credimi. Se Dio vuole mostrare le sue intenzioni, le mostra. Senza ambiguità, senza intermediari. Se tu sapessi invece lo spavento che mi danno queste tue parole.
Ma di che cosa hai paura? Hai detto che Laio è stato ucciso a un trivio. Sì, così si dice. E dov'è questo luogo? Lungo l'itinerario dal santuario d'Apollo a qui. E quanto tempo è passato da allora? La notizia dell'assassinio ci è giunta poco prima che tu arrivassi qui a Tebe. Non capisco perché tu ti interessi tanto a tutte queste cose. Ti prego, non chiedermi niente. Che aspetto aveva allora Laio? Quanti anni aveva? Alto, con una grande barba lunga. Non molto diverso da te. Allora forse è vero, prima stavo maledicendo me stesso. Perché hai tanto spavento all'idea di essere l'amante di tua madre? Perché? Quanti uomini non hanno fatto l'amore in sogno con la loro madre? E vivono forse spaventati per questo sogno? Eppure bisogna ricercare la verità. E ho paura che Teresia veda davvero nella verità. Ma dimmi, viaggiava solo o aveva un grande seguito? Tuo marito, Laio? No, aveva con sé 5 uomini. 4 soldati e un servo. Andava con un solo carro. E chi ha dato tutte queste notizie? Il servo, l'unico che ha potuto salvarsi. Ed è ancora qui questo servo, nella casa? No. Quando egli è tornato e ha visto che tu eri re al posto di Laio, mi ha supplicato di mandarlo in campagna a pascolare il nostro bestiame, il più lontano possibile da Tebe. Lo accontentai, perché si meritava quel servo fedele anche di più. Perché mi chiedi di lui? Non farmi altre domande, ho parlato anche troppo. Temo di aver detto anche questo, non volendo. Non volendo. Mio padre è Polibo, re di Corinto, e mia madre è Merope! Ma un giorno un ragazzo che io avevo offeso mi ha chiamato figlio presunto di mio padre! Non ho potuto tacere! E ho interrogato i miei genitori! E si disdegnarono contro chi mi aveva insultato in quel modo! E io seppi che dicevano la verità! Per ora è rimasto dentro di me un pensiero di cui non riuscivo a liberarmi! Allora decisi di andare al santuario di Apollo! Ma il Dio non soltanto non ha risposto alle mie richieste, ma addirittura mi ha rivelato altre cose spaventose! Mi ha detto che era destino che io dovessi fare l'amore con mia madre! No! E che avrei fatto con lei dei figli mostruosi! No! No! Mi ha detto che era destino anche che io dovessi assassinare mio padre! E tali profezie! Chi poteva più avere il coraggio di tornare dai miei a casa mia? Non voglio sentirti! Non voglio sentire! Non voglio sentire! Hai torto, bisogna parlare invece! Tu me ne dico che tu non sappia mai chi sei. Allora andai all'avventura, dalla parte opposta di Corinto. No. E a un trivio incontrai un uomo. Un uomo su un carro seguito da 4 guardie e un servo. Sta zitto! Nacque una lite e io uccisi le 4 guardie. Che serve parlare? E quell'uomo che mi aveva insultato... Che mi aveva insultato con la sua superbia, con la sua volontà di sopraffarmi, con la sua autorità. No! Ora se ci fosse qualche affinità fra quell'uomo e Laio, allora io... Vado a pregare. Vado a pregare gli dèi nelle loro chiese. Edipo ha l'animo gonfio di troppe angosce e non spiega le cose nuove con le vecchie seguendo la ragione, ma lasciandosi trascinare da qualunque cosa gli si dica, purché sia angosciosa. Vado a pregare per noi, perché noi tutti siamo atterriti a guardarlo, questo nostro buon pilota, pazzo di terrore.
Io sono venuto qui, nella vostra città, per parlare con Edipo, il re. Io sono sua moglie. Di che cosa hai bisogno? Di che cosa ci vuoi parlare? Buone notizie per te, per la tua casa. Quali? A nome di chi sei venuto? Io vengo da Corinto. Ho notizie che ti daranno gioia e forse anche dolore. Di, parla. Gli abitanti di Corinto hanno intenzione di eleggere loro re Edipo. Perché? Non è re di Corinto il padre di Edipo, il vecchio Polibo? Lo era. Ora egli è morto. E lo hanno portato nella sua tomba. Questo l'uomo di cui parlavi? Sì, è questo. Allora tocca a te, vecchio. Guardami e rispondi. Dunque, una volta tu eri servo di Laio? Sì. E che facevi? Il mandriano. E da che parte andavi col tuo bestiame? Sul Citerone andavo. O nei dintorni. Hai mai incontrato lassù quest'uomo? A far cosa? E di chi parli? Di questo qui! Non lo conosci? Cerco di ricordarmelo, ma mi pare di non averlo visto mai. No. È naturale che non ti ricordi. È passato tanto tempo. Eppure siamo stati insieme. Per 3 stagioni. 3 stagioni. Sì, forse è vero, ma sono tanti e tanti anni. Non ricordi di quel giorno che ho trovato un bambino sul monte e tu eri lì? Cosa? Cosa dici? E perché mi fai questa domanda? Edipo, il tuo re? È il bambino di quel giorno. Ma smettila con queste storie. Sono tutte pazzie. No, non le sue. Le tue sono pazzie. Stai attento a quello che fai. Perché, ore? Che cosa mi rimproveri? Di tacere! Di tacere del bambino di cui ti si chiede! Ma io non so nulla. Non so nulla. Che cosa devo dire? Allora parlerai con le cattive. Bada, bada! Io sono un vecchio. Un povero vecchio. Prendetelo, legatelo, fatela finita! Ma che cosa vuoi sapere? Allora, avevi portato o non avevi portato sul monte questo bambino? Sì, l'ho portato. E fossi morto subito. E da chi lo avevi avuto quel bambino? Era o non era tuo figlio? Non era mio. Me l'avevano dato a altri. Altri. E questi altri chi erano? In nome di Dio, non chiedermi di più. Oh, parli o parta finita! Era figlio di Laio. Era suo schiavo o proprio suo figlio, nato da lui? Ah, questa è la cosa che non si può pronunciare. Né che io posso ascoltare. Ma lo devo, lo devo. Era proprio suo figlio. Ma nessuno meglio di Giocasta, tua moglie, può saperlo. Te lo ha dato lei? Sì, me lo ha dato lei. E con quale ordine? Ucciderlo. E perché questa atrocità? Perché temeva brutte profezie. E quali? Che avrebbe ucciso i suoi genitori. E perché hai lasciato che questo vecchio lo salvasse? Per pietà. Thank you.
ora tutto è chiaro, voluto, non imposto dal destino. Allontanatemi da qui, allontanate da voi quest'uomo che fa paura. Bisogna tacere delle cose impure, non parlarne, non testimoniarne, tacere! Nascondetemi, mettetemi fuori da questa nostra terra, gettatemi in un posto dove non mi si veda mai più!
Angelo. Angelo. Angelo! 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 Dove siamo? Siamo in un posto con tanti alberi messi in fila e con tanti fiumiciattoli. È un grande prato verde verde. Ho luce che non vedevo più, che prima era in qualche modo mia. Ora mi illumini per l'ultima volta. Sono giunto. La vita finisce dove comincia.